ancora giusto oggi tenere connesso il lavoro al reddito, e soprattutto quando si parla di sopravvivenza? Cioè, allora, tenere connesso dipende da cosa lo si intende. Ovvero, sicuramente deve esistere, vabbè, questo è uno dei nostri primi, cioè il nostro primo punto nell'agenda del Movimento 5 Stelle, che ci sia un reddito di cittadinanza che ti consenta di sopravvivere. Però deve essere anche un'opportunità, perché il rischio che passi per assistenzialismo. Ci sono anche delle realtà già esistenti. In Olanda esiste il fondo per gli artisti, dove gli artisti non riescono a emergere, non riescono quantomeno a provarci. Esiste questo fondo che gli consente di essere in qualche modo finanziati dallo Stato per offrire la propria arte agli altri. E questa è una valenza sociale. E lì lo Stato l'ha capito. Quindi sì, il senso del legare il reddito al lavoro non so perché fino a un certo punto. Cioè, ha senso legare il reddito a quel lavoratore che viene pagato dalla cassa integrazione quando questo è a casa e non lavora e lui stesso vorrebbe lavorare. Cioè, bisogna un attimino portare più sul. Un attimino più di ordine delle cose, servono sicuramente uno sguardo oltre, ma anche servirebbe anche un vero ragioniere che tenga in considerazione un po' anche quelli che sono i costi sociali e come vengono spesi. Adesso mi sto allungando un attimino, ma perché voglio farvi capire un ragionamento, secondo me, molto importante. Molti dicono che il reddito di cittadinanza è qualcosa che non è realizzabile perché ha dei costi sociali troppo elevati. Ma qualcuno mi vuol dire, spiegare come mai i soldi per la cassa integrazione, quelli, cioè, sono stati spesi un sacco di anni e sempre a perdere. Lo sappiamo che l'INAIL ha dei costi impressionanti per gli infortuni del lavoro, molti dei quali avvengono proprio per il troppo lavoro, stress da lavoro, oppure per degli incidenti che avvengono soprattutto nelle ultime ore lavorative della giornata, perché uno deve lavorare più del necessario, quindi è più probabile che si infortuni. Questo è un costo sociale. La povertà diffusa è un costo sociale perché spesso porta alla delinquenza. Quindi, se avessimo tutte delle persone che veramente riescono a mantenersi, riescono a vivere una vita dignitosa, i costi sociali da tutti i punti di vista si abbatterebbero, da quelli della sanità anche, perché molti si ammalano, proprio dicevo prima, stress da lavoro. Fino a quelli appunto, pensiamo anche le carceri, si svuoterebbero. Cioè, sembra utopico, ma l'utopia è quella che viviamo oggi, che purtroppo è realtà.